qui dove la storia ci indica il punto dove sono caduti questi due paracadutisti. Se gente maggiore, Pappacoda e il paracadutista Vittorio Albanese. Renderemo onore a loro e poi torneremo alla stella. Paristi a posto, paristi. Atto! Sui lab. Due parole. Sì. Paleaffa Spambinato, cappellano dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Paracadutisti. Credo di essere telegrafico, vorrei dire tante cose, scrivere il mio pensiero, ma per un motivo pratico, ma anche per un motivo oggettivo. Oggi è proibito esprimere pensieri che non sono politicamente corretti e fra non molto forse sarà proibito anche di pensare. E allora esprimo l'omaggio a questi caduti, questi dico ganesi e i nostri, perché dall'altra parte gli eroi si trovano tutti sulla stessa barricata e dall'altro lato ci sono tutti i disertori, gli imboscati, i profittatori sulla pelle di quelli che sono andati a combattere per obbedire alle leggi della patria, come c'è scritto nella lapide, alle Termopili: straniero, tu che passi di qui, ricorda che siamo caduti per difendere la patria. E quella patria in quel momento per i canadesi era il Commonwealth e per noi era l'Italia. Poi dopo quello che è successo non mi interessa, sono parte degli storici. Per quelli che cadono allo Zillastro, famosa l'avventura, bella la sorte. E la tomba è un altare. Ad essi memoria e non lamento, ed elogio il compianto. Né il musco e il tempo che devasta ogni cosa potranno su questa morte. Con gli eroi sotto la stessa pietra abita ora la gloria dell'Italia. E lo ripeto in francese, anche se il comandante parla l'italiano sicuramente meglio di me. Pour ceux qui tombent au champ d'honneur au Zillastro, grande c'est la gloire et beau c'est le destin. Avec les héros canadiens, dans le même tombeau, habite aujourd'hui la gloire du Canada. Amen. Thank you.
Recita, 80° anniversario battaglia dello Zillastro, a perenne ricordo del reparto West Nova Scotia Regiment, CSM Reginald Clayton Foley, sergente Harold Joseph Shanks, per il 185° reggimento divisione Nembo, capitano Ludovico Piccoli De Grandi, sergente maggiore Luigi Pappacoda, paracadutista Vittorio Albanese, caporale Serafino Martellucci, paracadutista Bruno Parri. Onore ai caduti.
Oggi stiamo pregando per loro, preghiamo per la pace nel mondo, nel nostro paese. E oggi pace nel mondo, sapete cosa significa? Che veramente non ci siano tutti i progetti di geopolitica che riguardano con una lucidità chiarissima in tutta la nascosta a chi non la capisce, per avere sempre il sopravvento del mondo. Quando sul mappamondo uno si ferma a vedere, studiando, quali sarebbero gli scenari futuri di domani, e le potenze contende si chiamavano con l'alleate oppure si chiamavano nazifasciste, e oggi ci si chiede quali sono oggi le potenze a livello mondiale, non è difficile capire certe cose. Sempre con la logica, sempre facendo così che oggi un aiuto dato a chi è in guerra domani si ritorna non solo in un prestito restituito, ma certamente forse in tanti prezzi pagati in un altro modo. Lo sappiamo, siamo impotenti. Quante volte diciamo, ma che posso fare? Io sono uno, sono qui, non domando il mondo, e meno male. Allora che facciamo? Soltanto un ricordo che ci colpisce, che ci fa soffrire. Quello è un monito che serve il presente e il futuro. E questo mondo ci dice, preghiamo. Nella Santa Messa di oggi, questo stiamo facendo. Pregare perché la pace anzitutto nei nostri cuori, nel cuore di ognuno. Perché in questa nostra testolina, in questo cuore, di tutti i presenti, chissà quante piccole guerre si combattono, quante lotte ci sono. La realtà umana non sempre è bella, per quanto la vita abbia la sua bellezza. Noi ci diamo innanzitutto la pace nostra, interiore, personale, alla prima persona personale, singolare, poi del tu, poi con gli altri e quella mondiale. Saremmo almeno tante persone che ci credono e aiutano questo processo di pace. Ma preghiamo il Dio della pace, quello che in Gesù ci ha dato proprio il messaggio, che intervenga Lui come Dio della pace, là dove gli uomini non riescono o non vogliono. E per la nostra Europa vogliamo pregare perché questo giorno arrivi per quanto possibile quanto prima. Non ci possono essere guerre appuntate, conquiste e perdite un giorno sì e un altro no. Bollettini di guerra che dicono l'essere avanzato una postazione, l'altro giorno persa, e poi magari vediamo di quel che vediamo, perché non tutti ci viene detto, colpite comunità, uccise persone. Un conflitto che per quanto riguarda quello che stiamo vivendo nel nord Europa è tremendo, non meno di quelli del passato. Preghiamo il Signore perché Lui ispiri nei cuori questo sentimento. Alla fine, tutti i morti ammazzati o caduti in guerra, si dice, è anche vero, che hanno portato una realtà di benessere. Ma perché tanti devono pagare un prezzo? Perché gli altri hanno beneficio. È pur vero che sembra la guerra, è l'unica ragione, l'unico modo di intendersi, purtroppo la storia dice di sì. Ma guarda a rendersi alla storia, se chi crede come noi oggi non abbiamo questo processo nel Signore più ampio e chiediamo a Lui. Noi siamo impotenti come singoli, tu sei onnipotente per grazia, riesci a far sì che la pace arrivi. Su questa condanna ce la facciamo in un luogo bellissimo, che sapete è il vero tempio del Signore. Il Signore non abita in una chiesa, anche se necessario, abita nel mondo. Vedete, questa zona qua, che è a forma circolare, ci ricorda quello che è simbolo dell'eternità. Quando gli artisti vogliono esprimere architettonicamente l'eternità, lo fanno o a forma circolare, perché il cerchio non c'ha né inizio né fine, o lo fa in forma ottagonale, ricordando l'ottavo giorno, la risurrezione, il tempo che verrà. Ecco, qui c'è una cattedrale all'aperto, che durante tutto l'anno vive del silenzio della natura e dei ricordi di queste cose. Facciamo sì che il nostro qui convenire, fermarci, fare tutti gli obblighi che sono necessari, non resta soltanto un appuntamento, ma diventi stile di vita quotidiano. È un contributo piccolo, ma necessario. E potremmo dire al Signore, quel che potevo fare l'ho fatto, non ho debito con nessuno, perché appunto ho pagato il mio debito con l'altro fratello. Ti invoco perché con gli altri, pregandoti, tu ci esaudisca. E questa intenzione mettiamolo sotto lo sguardo di Maria,
nel cui giorno dell'ambiguità tanti anni fa è successo quello che è successo, l'8 di settembre. Siamo in una diocesi in cui la Madonna per eccellenza, l'Annunziata, la fa da madre, maestra e regina, ma tutta la nostra Calabria è così. Chiediamo anche a lei che, come mamma che desidera la pace per i figli, interceda per i figli del padre e per questa gente. Questo è il nostro impegno, la nostra prospettiva, l'augurio che facciamo all'Italia, all'Europa e al mondo. E così sia. Io vi porto innanzitutto i saluti del prefetto che oggi è fuori sede, i suoi ringraziamenti per l'invito che ci è stato rivolto, i suoi ringraziamenti unisco anche i miei. Siamo qui oggi per commemorare questo tristissimo evento che ha causato vittime nonostante la fine del conflitto, una tragedia che si sarebbe potuta evitare. Siamo qui per ricordare questi uomini, il loro spirito di sacrificio, il loro valore, il loro spirito di abnegazione, per dare loro quel giusto riconoscimento che a volte i libri di storia dimenticano. Siamo qui per chiedere scusa alle loro famiglie, ai loro figli orfani, per trarre da tutto quanto è stato un insegnamento. Questa tristissima pagina della nostra storia recente, sono passati solo 80 anni, ci ricorda infatti ancora una volta l'inutilità e la barbarie che accompagnano tutte le guerre. Una parola questa che l'uomo dovrebbe bandire dal suo vocabolario, una parola che si accompagna a morte e distruzione. Non esistono infatti guerre giuste ed ingiuste. Tutti i conflitti nascono dall'odio, dalla miseria, dalla volontà di potenza e lasciano dietro di sé distruzione, morte, desiderio di vendetta, laddove il dialogo è l'unica arma che può realmente garantire all'umanità un presente e un futuro di pacifica convivenza. Dialogo, ecco la parola che deve essere al centro di tutti i nostri comportamenti e disponibilità assoluta all'ascolto. Dunque, ogni giustificazione all'uso della forza come strumento di pace va condannata. Igino Giordani, cofondatore del Movimento dei Focolari, in un libro intitolato L'inutilità della guerra, scrisse: «Come la peste serve ad appestare, la fame ad affamare, così la guerra serve ad ammazzare, per giunta distruggere i mezzi della vita. È un'industria funeraria, una fabbrica di rovine», come ci ricordano le croci che sono oggi qui presenti. Ringrazio quindi tutti gli organizzatori, il capitano di vascello André Bejoli, che rappresenta la sua nazione, per aver voluto anche quest'anno ricordare questo tragico evento e coloro che ne sono stati loro malgrado i protagonisti, perché questo doveroso ricordo dà un senso alla loro morte, al loro estremo sacrificio di combattenti, in quanto ci impone di riflettere sugli errori della guerra e sulla sua assoluta inutilità, guidando i nostri ragionamenti e le nostre azioni. Ringrazio tutti i presenti perché con la loro partecipazione hanno contribuito a diffondere un messaggio di pace per un mondo migliore. Grazie. Prefetti, sindaci, His Excellency Monsignori, Generale, Presidente e rappresentante dell'Associazione Nazionale Precadusti, colleghi militari, gratuiti esperti civili e l'organizzatore di questo evento, il dottore Enrico Tedesco, fondatore di Progetto Stargate. Buongiorno. Ringrazio per il gentile invito a partecipare a questo evento commemorativo che segna l'ottantissimo anniversario della campagna d'Italia che ha portato all'amicizia indissolubile fra i nostri due paesi. Sono il capitano di vascello André Boisjoli, a detta della difesa canadese per l'Italia presso l'ambasciata del Canada a Roma. A nome dell'ambasciatore Eliza Goldberg, che purtroppo poi essere qui con noi oggi, vorrei dire che è un onore e un privilegio essere qui con voi per ricordare e commemorare i caduti e riflettere su quanto successo durante uno dei combattimenti più feroci
avvenuto in Calabria. Ci riuniamo qui oggi per onorare il coraggioso eroico di coloro che troveranno la morte su questa montagna, per amore di patria, per la loro famiglia, per i loro camilitoni hanno affrontato il pericolo. Pochi hanno ricevuto il giusto riconoscimento dei propri valori. Molti sono semplicemente un nome inciso su una tomba e troppi sono conosciuti sulla Dodio. Erano compatrioti, amici, padri, fratelli e figli. Oggi una targa sarà slavata a loro onore per celebrare il sacrificio che hanno compiuto per la nostra libertà. Un sincero ringraziamento va al sindaco Barriello di Oppido Marvettina, al presidente dell'Ampidi di Reggio Calabria, Agnazio Melito e al dottor Enrico Tedesco. Con il passare degli anni ci sono purtroppo sempre meno veterani e civili che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e che possono, raccontare la loro storia in prima persona. E quanto mai importa oggi essere sicuri che queste vicende e queste lezioni non siano solo condivise con le generazioni più giovani. Bisogna trasmetterle anche con la responsabilità, con dovere e con onore in mondo che possano comprendere l'altro preso della pace e della sicurezza e davanti a essi stessi in giorno la voce della pace futura. Guardando la devastazione della guerra in Ucraina seduti nella nostra casa, ci rendiamo conto di quanto sia fragile la pace è, che non deve essere mai detta per scontato. Giovani uomini e donne della nostra forza armata sono tuttora impregnati in questa guerra e in altri conflitti in tutto il mondo. Il loro servizio alla patria e il sacrificio dei nostri uomini e donne in divisa continuano a promuovere la pace e la prosperità e consentono alla democrazia di sopravvivere e di nascere in molte parti del mondo. Abbiamo portato questo fardello non perché cerchiamo di imporre la nostra volontà, ma per illuminato interesse personale, perché auguriamo un futuro migliore ai nostri figli e nipoti. La convinzione che la pace sia auspicabile raramente e sufficientemente per raggiungerla. La pace richiede responsabilità. La pace implica sacrificio. Ecco perché ignoriamo gli eroi caduti e coloro che ritornano dalla missione. La onoriamo non come artificio di guerra, ma come garantire pace. Siamo solo un granello di sabbia nel tempo. Il nostro passato non deve essere dimenticato e mentre andiamo infatti il futuro sia scritto riflettendo la nostra esigenza a sostegno della pace, della sicurezza e della prosperità. Gli unici limiti alla realizzazione del nostro domani saranno i dubbi e l'inerzia di oggi. Pensiamo ai sacrifici dei nostri eroi caduti mentre compiamo il prezzo pagato per la pace rappresentato simbolicamente da questo monumento. Grazie. Buongiorno, mi sentite? Sì. Sono Enrico Tedesco, sarò brevissimo. Intanto vorrei ringraziare tutte le autorità civili e militari. In particolare vorrei ringraziare il sindaco per le bellissime parole che mi ha voluto tributare immeritatamente. Stamattina per noi è un momento importante come Stargate. Io sono il CEO founder della Stargate Project e voglio ringraziare anche la mia executive manager Rina Oliveto che è qui,
che mi ha aiutato tantissimo in questi anni. Siamo stati invitati dal vicepresidente, allora Nunzio Mileto, nel 2021 a dare un piccolo contributo affinché l'Italia e il Canada si potesse connettere per realizzare quello che ho capito essere un sogno di tanti. Oggi si scrive una parola importante perché vengono apposte su una lapide i nomi dei soldati canadesi caduti assieme a quelli italiani. E quindi per noi come percorso si arriva, diciamo, al termine o all'inizio. Io voglio ringraziare di cuore il capitano di vascello André Boisoli, l'ambasciata del Canada che mi dà sempre supporto ogni volta che chiediamo assistenza, perché la nostra piattaforma realizza un percorso di connessione istituzionale attraverso quelli che sono i percorsi delle relazioni internazionali. Voglio ringraziare il presidente della sezione ampi di Reggio Calabria e tutto il suo direttivo per il grande lavoro realizzato in questi anni e soprattutto per avermi dato la possibilità di contribuire. Sottolineo anch'io quello che ha detto il sindaco a titolo esclusivamente gratuito affinché tutto questo potesse accadere. Grazie a tutti. E ricordare che come noi ci distraiamo un attimo, nel giro di due generazioni questo sarà un posto pieno di rovi e di rampicanti. Basta distrarsi un attimo. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci vedremo l'anno prossimo.